Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla riva del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una gran luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Egli disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie ed infermità del popolo. Parola del Signore. Matteo inizia a raccontare il ministero pubblico di Gesù. Che cosa fa per prima cosa Gesù? Per prima cosa c'è uno spostamento. Lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, cioè sul lago di Tiberiade, sul grande lago, il mare di Galilea, come lo chiama i Vangeli anche, no? Tanti nomi in questo lago. Si sposta a Cafarnao, che diventerà la sua città. Questo spostamento è molto importante, indica proprio che Gesù decisamente lascia la sua vita nascosta, la sua famiglia, le sue radici, il suo paese dove era cresciuto e va in un posto nuovo. E Matteo si chiede perché proprio là, perché proprio a Cafarnao, in riva a questo lago, in questa regione periferica di Israele, la regione del nord, la Galilea. Galilea vuol dire cerchio di cosa? Cerchio delle nazioni, cioè circondata dai pagani. Era la regione considerata dai veri giudei, quelli del sud, un po' la regione dei terroni, la regione spuria, impura, perché avevano tutti questi contatti, la regione di confine, sincretista. E allora Matteo rispolvera la profezia di Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, le due tribù che avevano ricevuto proprio quella parte di territorio del nord della Galilea, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Ecco l'annuncio di Isaia che Matteo vede realizzato in Gesù. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Questa grande luce che si accende in Galilea per Matteo è la predicazione di Gesù. È Gesù che comincia ad annunciare a tutti: il regno dei cieli è vicino, perciò convertitevi. Cambiate vita, cambiate modo di vedere le cose a partire da questo annuncio, perché Dio si è fatto vicino. E questa vicinanza, questa conversione diventa concreta dove? Nella chiamata dei pescatori. Subito dopo, mentre cammina lungo il lago, Gesù chiama i suoi primi discepoli, Pietro e Andrea, cioè Simone, che poi sarà chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, e poi chiamerà Giacomo e Giovanni, due coppie di fratelli, che diventeranno i primi discepoli di Gesù. Ecco, convertirsi e credere al Vangelo e credere che il regno di Dio è vicino vuol dire seguire Gesù, mettersi a seguire Gesù concretamente e diventare pescatori di uomini. Evidentemente una parola che non vale solo per i sacerdoti, per i vescovi, ma vale per ogni discepolo di Gesù. Tutti noi, se vogliamo essere discepoli di Gesù, siamo chiamati a camminare dietro di Lui. Siamo prima di tutto chiamati. Dobbiamo riscoprire il fatto che siamo stati chiamati.
da Gesù, ognuno di noi, con il suo nome, in maniera unica, in maniera personale, il Signore ci ha chiamati. Dal giorno del battesimo, noi non ce lo ricordiamo, non eravamo consapevoli, eravamo piccoli, ma il Signore ci ha chiamati a seguirlo. Vi farò pescatori di uomini, a diventare insieme con Lui generatori, diciamo così, contaminatori, catalizzatori, diciamo, di questa buona notizia per tutti. Il Regno di Dio è vicino, raccontatelo a tutti.